Sono Mohamed El Khatib, vengo dal Libano, laureato in scienze del laboratorio dell'Università Statale Libanese. Sono arrivato in Italia 6 mesi fa, selezionato nell'ambito dei progetti PON Ricerca e Innovazione, su una proposta presentata dall'Università, degli Studi di Teramo per il dottorato in biotecnologie cellulari e molecolari. E quindi di che cosa ti occupi specificamente? Allora, il nostro progetto sarà di sviluppare di biomateriali per curare le tendinopatie. Perché le tendinopatie? Le tendinopatie sono una patologia che può interessare varie tipologie di pazienti. In più è una patologia ad altissima incidenza. Ogni anno circa 30 milioni di casi di persone nel mondo sono affette delle Tu tendinopatie. appunto vieni dal Libano, sei qui da 6 mesi, qual è la tua esperienza di studio nel nostro paese e di ricerca? Come ho già detto che sono arrivato in Italia 6 mesi fa, diciamo per l'inizio io sono molto contento di essere qui e di lavorare con il nostro gruppo di ricerca all'Università degli Studi di Teramo. Finora ho avuto tante esperienze, diciamo, sul campo della biologia, che è quello che ci interessa, il lavoro delle cellule staminali di origine amniotiche. Poi aspetterò di ottenere più di conoscenza della parte dell'impresa per poter a tal fine correlare la ricerca diciamo, con lo sviluppo del business. Benissimo, grazie. Grazie.